Noi siamo dentro al Covid Hospital di Pescara, in compagnia del primario di malattie infettive, il dottor Giustino Parruti. Dottor Parruti, com'è la situazione a Pescara? È ancora molto calda, nel senso che abbiamo tutto l'asset dell'ospedale Covid con i suoi 130 posti occupato, ne abbiamo 27 occupati al quarto, 35, 33 al quinto piano, abbiamo 15 malati al sesto e 8 in terapia intensiva, più i 30 che oggi hanno fatto day hospital, che stanno facendo day hospital, come hanno potuto anche vedere gli spettatori prima, e i 30 circa, 25 in attesa di trasferimento o di ricovero in pronto soccorso. Quindi il nostro asset è completo, di oggi dovremmo quasi completare il nostro trasferimento di 60 malati che ci hanno permesso di dare una iniziale di effervescenza al carico che però, come vedete, è sostanzialmente invariato considerando anche che abbiamo più di 10 malati Covid ancora a penne. Quindi è una situazione che, nonostante tutto quello che si dica sulla riduzione dei nuovi casi, come per un effetto di luce stellare, adesso ci sta ancora fortemente sovraccaricando per ciò che è successo come grossa circolazione negli ultimi 10-15 giorni precedenti. Quindi il carico è pieno e speriamo che con la collaborazione di tutti questa riduzione dei nuovi casi continui in modo tale da poter avere il più presto possibile anche una riduzione dei casi ospedalizzati. L'ultima le chiedo, dottor Parruti, nei reparti ordinari ci sono anche pazienti vaccinati. Nella terapia intensiva, 8 pazienti ricoverati, com'è il dato tra vaccinati e non vaccinati? Attualmente abbiamo un solo paziente vaccinato e 7 non vaccinati, ma è una proporzione che si è mantenuta assolutamente costante. Meno del 20% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè che raggiungono quelle forme di grave compromissione della funzione polmonare o cardiocircolatoria che necessitano del supporto intensivo, meno del 20% provengono dalla popolazione dei vaccinati, mentre la quasi totalità proviene da quella dei non vaccinati.